Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. La connaissance par la lecture, c'est vraiment un instrument de liberté extraordinaire parce que c'est le premier pouvoir pour comprendre. Librairie Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram. Questo libro è stato curato da me con l'aiuto non soltanto utile ma direi indispensabile di Francesca, perché io non sono un esperto di storia della miniatura, che è invece un aspetto che naturalmente interessa molto chiunque si occupi di manoscritti, tanto più seminati, della Bibbia. Dicevo, cominciamo dall'inizio. La Biblioteca Vaticana, a differenza di quanto molti pensano, non è propriamente una biblioteca religiosa. Quando Niccolò V, alla metà del 400, la messa in piedi, decise di fare una biblioteca che fosse aperta a tutti. Lui in un certo documento dice pro commodo doctorum virorum, cioè per l'utilità di tutti gli uomini dotti. E la sua idea, lui era un umanista molto famoso e molto così colto, la sua idea era quella di costruire una specie di biblioteca in qualche modo universale, cioè che riprendesse tutto ciò che l'umanità aveva prodotto, anzi aveva scritto anche un apposito libro, una specie di catalogo con circa 3.000 testi che lui aveva individuato come i più importanti della storia dell'umanità, comprendendo testi che in quel momento, cioè alla metà del 400, non erano così di gran moda, nel senso che oltre ai testi così di teologia o di filosofia, eccetera, inserì anche in questo suo elenco, si chiama canone bibliografico questo elenco, anche alcune materie, diciamo così, che erano un po' meno frequentate, ad esempio, non so, le scienze, ad esempio, non so, medicina, astronomia, così via, le arti e la letteratura, anche la letteratura, diciamo, non cristiana, cioè la letteratura classica, quella greca e quella romana, la latina soprattutto. Cominciò a mettere in piedi questa biblioteca che in effetti ha sempre avuto questa idea di universalità nel senso umanistico, quindi la universalità delle materie, appunto ad ampio raggio, e anche la universalità delle lingue. Per cui quando lui morì dopo pochi anni dall'aver messo in piedi la biblioteca, il primo catalogo che venne fatto della biblioteca, che conteneva già qualcosa come 1200 manoscritti, quindi un gran numero già per quell'epoca, un enorme numero anzi, circa un terzo erano manoscritti greci e due terzi latini, cosa che non era presente in nessun'altra biblioteca, proprio per l'idea delle le lingue del sapere. Poi molto presto arrivarono i manoscritti greci, poi quelli arabi, siriaci, eccetera, tutti gli altri, e ebraici e così via. Quindi diciamo non è una biblioteca propriamente religiosa. Tuttavia le Bibbie sono presenti in modo abbastanza consistente, anzi in un modo molto consistente. Abbiamo, diciamo, tra Bibbie, testi biblici, testi di commento biblico e così via, abbiamo molte migliaia di manoscritti e a stampa abbiamo di sole Bibbie, cioè tralasciando quindi commenti eccetera, qualcosa come più di 5.000 testi diversi, cioè edizioni diverse della Bibbia in tutte le lingue e così via. Quindi certamente il fatto di pensare a un volume che si rivolgesse alle Bibbie nella Biblioteca Vaticana non è una cosa così strana, voglio dire, perché c'è presente questo numero consistente. L'idea di fare un libro di questo tipo era nata perché sono tantissimi e molto numerosi tutti i libri che riguardano, non so, l'esegesi biblica, il testo biblico, la costruzione del testo e così via, ma ci sembrava mancasse uno studio sulla Bibbia come libro, cioè il fatto che la Bibbia ha preso a un certo punto la forma del libro e come libro si è diffuso in tutte le culture, eccetera, come poi sappiamo e immaginiamo tutti. Quindi questa fu l'idea iniziale. Il problema primo che abbiamo affrontato era quello di come organizzare questa raccolta, perché appunto in mezzo alle migliaia di cose che si potevano scegliere bisognava fare alcune scelte e abbiamo a lungo discusso se si dovesse fare una scelta di tipo, non so, cronologico oppure di tipo tematico per lingue e così via. Alla fine abbiamo scelto una specie di via che secondo noi è piuttosto equilibrata, o almeno ci auguriamo che sia stata abbastanza equilibrata, proprio per seguire un po' l'andamento cronologico, ma senza spezzettare
semplicemente in ordine cronologico tutti i manoscritti uno dietro l'altro, che potevano essere di lingue e provenienze assolutamente diverse, quindi senza un filo conduttore vero. Quindi il libro è diviso in tre parti. La prima parte, che riguarda diciamo così, la formazione del testo in qualche modo, e che di fatto si riferisce ai primi secoli dell'era cristiana, diciamo, quando l'interesse era soprattutto proprio per individuare il testo che fosse migliore, per costruire quello che è diventato il canone della Bibbia cristiana e così via. E quindi all'inizio, naturalmente, la prima parte e la primissima parte è dedicata al mondo greco, perché la Bibbia fu scritta in greco, il Nuovo Testamento era stata già tradotta in greco, la Bibbia ebraica, già ai tempi di Tolomeo, dai famosi 70, e quindi questo è la primissima, diciamo così, il primissimo capitolo. Ma molto presto, a partire direi dalla fine del secondo secolo, forse anche dalla metà del secondo secolo, quando si cominciò a cambiare anche la liturgia, che non era più in greco come è stata nelle primissime generazioni cristiane, ma divenne latina, perché il latino era diventato il luogo principale della diffusione del cristianesimo, il mondo latino, e quindi dovendo citare e leggere la Bibbia, ovviamente si pensò alle traduzioni. Quindi c'è un capitolo abbastanza corposo e molto interessante sulle diverse traduzioni in latino della Bibbia che hanno preceduto quella famosa poi di San Girolamo, che è la Vulgata, che poi ha, diciamo così, superato tutte le altre nell'uso ed è diventata poi per tutto il Medioevo la Bibbia normale in latino. Ma oltre al latino, naturalmente c'erano altre varie comunità cristiane che avevano bisogno di leggere la Bibbia e di capirla anche in altri luoghi, in altre lingue. E quindi c'è tutta una parte che si riferisce alle, chiamiamole così, prime traduzioni dopo quella latina, avvenuta soprattutto nei mondi delle prime comunità cristiane. Quindi ci sono ad esempio le versioni copte, che furono le prime a essere fatte, e quindi tutti i problemi relativi a quelle, le versioni in arabo, le versioni slave, le versioni siriache, quelle etiopiche, poi quelle armene e georgiane. Sono un po' i vari ambienti in cui si diffuse originariamente la Bibbia, e quindi in queste diverse traduzioni. E anche quella in lingua gotica molto rara, ma che c'è stata pure quella, è stato molto complicato riuscire a trovare qualcuno che ce la commentasse. E quindi la prima parte, che si riferisce a questi, concretamente anche a questi primi secoli praticamente della diffusione della Bibbia, è composta da molti manoscritti che non sono, come dire, belli a vedersi, perché sono per lo più libri con testo, qualche rara illustrazione, qualche decorazione, così via, però insomma quelli armeni hanno un po' di più e così via. Però diciamo l'aspetto estetico è molto meno curato, molto meno sviluppato, diciamo così, di quello che poi avverrà nel mondo latino durante il Medioevo. E quindi questa prima parte è sostanzialmente divisa a seconda delle varie lingue, con quindi sovrapposizione di tempi e del momento in cui sono stati realizzati. La seconda parte, che è dedicata sostanzialmente al Medioevo, diciamo fino al Rinascimento praticamente, allora lì abbiamo scelto una diffusione diciamo in qualche modo per temi all'interno dello spazio temporale, per cui anche lì c'è una parte relativa al mondo greco, quindi la Bibbia che abbiamo chiamato bizantina, l'aria bizantina, poi l'aria orientale, quindi tutte le varie Bibbie nelle lingue di cui abbiamo parlato prima, l'area ebraica, che è un'altra parte molto importante naturalmente, perché oltre alla classica Torah, che è un rotolo, la Bibbia a un certo punto assunse anche la forma del libro, un po' forse a imitazione di quello che stava succedendo nel resto del mondo, e quindi ci sono anche traduzioni dal latino o dal greco in ebraico delle Bibbie, oltre che la Bibbia ebraica originale. E poi, che la gran parte del libro è dedicato all'area cosiddetta occidentale, cioè quella del mondo medievale, che così come lo conosciamo noi, il mondo medievale latino. E lì naturalmente ha preso la predominanza l'aspetto cronologico, perché esiste, come dire, una serie di scuole decorative, ad esempio, che hanno ciascuno un certo sviluppo cronologico, anche se poi differenziato nei vari paesi, nelle varie tipologie e così via.
E questa è la seconda parte, che è più della metà, direi, ben più della metà del libro. E poi una terza parte abbiamo voluto dedicarla a quei, diciamo così, testi paralleli in qualche modo alla Bibbia, cioè non la Bibbia in quanto tale, ma agli usi che del testo biblico vennero fatti. E quindi c'è, non so, i lezionari, cioè quei testi che raccolgono letture tratte dalla Bibbia. Quindi ci sono gli evangeliari, gli evangelistari, cioè i libri che poi vengono utilizzati a scopo liturgico, quindi con tutte quelle indicazioni che servono per poterla utilizzare durante l'anno liturgico e così via. E poi, sempre in questa, diciamo così, diffusione di testi paralleli in qualche modo alla Bibbia, abbiamo fatto esaminare anche alcuni aspetti particolari, come ad esempio le Bibbie portatili e poi una serie di, chiamiamole, variazioni, ad esempio la famosa Bibbia di Belbello, che è in realtà una bellissima, tra l'altro, è una traduzione in francese, ma non del testo completo, ma una specie di testo in qualche modo riassunto, oppure come l'istoria scolastica, quindi la Bibbia storiale, così via, fino ad arrivare alle Bibbie pauperum, cioè quelle riservate, dedicate meglio ai cosiddetti poveri, cioè quelli che non sapevano in realtà leggere e scrivere, e quindi sono sostanzialmente delle illustrazioni con piccole diciture, molto spesso quasi come dei fumetti, cioè le parole che dicono le persone che sono disegnate in queste Bibbie, e che sono hanno anche un aspetto molto interessante, cioè di, come dire, commistione, o se volete collegamento, tra l'Antico e il Nuovo Testamento, per cui ci sono scene dell'Antico e del Nuovo Testamento messe insieme, perché una significa quell'altra, perché una spiega quell'altra, e così via. Quindi anche questo aspetto delle Bibbie dei poveri cosiddette ha una loro importanza. E poi alla fine abbiamo finito con le primissime Bibbie stampate, per concludere un ciclo, perché l'idea era quella, appunto, di dedicarsi ai manoscritti. Arriviamo naturalmente a parlare anche di Gutenberg, che è la prima, la Bibbia a 42 linee, che è in qualche modo una specie di, come dire, conclusione dell'arco. Quindi si parte dai papiri della fine del secondo secolo e si arriva fino alla Bibbia di Gutenberg. Questa è un po' la struttura generale. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Per la mia parte sono stata coinvolta naturalmente per quanto riguarda la miniatura, quindi l'illustrazione e la decorazione della Bibbia. E devo dire che è stato un progetto entusiasmante, e faceva, all'inizio, quando il dottor Pezzoni me ne ha parlato, faceva un po' tremare le vene ai polsi, perché insomma le Bibbie della Biblioteca Vaticana, le quantità che lui ha citato sono impressionanti, e soprattutto la Biblioteca Apostolica Vaticana è una biblioteca oggetto di catalogazione da secoli, ma in realtà non esisteva, tranne delle liste approntate da lui personalmente per studio, non esisteva un catalogo delle Bibbie. Ci sono dei meravigliosi cataloghi dei manoscritti liturgici che tutti utilizziamo, ma le Bibbie effettivamente non erano censite, quindi siamo partiti da decenni di lavoro pregresso. Si è cercato di raggiungere una certa leggibilità, però con delle informazioni scientifiche rilevanti, aggiornate, e con anche molte scoperte effettuate per questa occasione. Quindi un libro che fosse utile sia per il grande pubblico, ma anche per gli studiosi, per gli specialisti di questi argomenti. E quindi è stata un'esperienza, devo dire, molto affascinante, anche questa collaborazione, questo tenere insieme, e l'autorevolezza del dottor Piazzoni è stata fondamentale, soprattutto per ottenere certe consegne di autori riottosi ai tempi editoriali. Quindi è stata un'impresa molto, molto interessante, e ha visto veramente un pubblico di collaboratori, un gruppo di collaboratori di tutte le nazionalità. Quindi il testo anche italiano, che è quello originale pubblicato nel 2017, è stato pubblicato a partire da traduzioni dal tedesco, dal francese, dall'inglese, quindi veramente un gruppo di studiosi veramente internazionale. Librairie Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram.